Presidente, un interessante convegno qui al Palazzo di Giustizia di Vasto, il rapporto tra avvocatura e magistratura. Sì, è un convegno interessante dove ci sono i rappresentanti sia del CSM, sia dell'avvocatura, sia della magistratura. Ci doveva essere il Presidente Canzio, ci sarò io indegnamente. Io ho sempre detto che il rapporto con l'avvocatura è un rapporto fondamentale, che i processi si fanno tutti quanti insieme, anche col personale amministrativo. Credo che sia un'iniziativa assolutamente ottima fatta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto. Onorevole, un importante convegno per parlare del rapporto tra magistratura e avvocatura. Innanzitutto un'occasione per formulare gli auguri ai giovani avvocati del Foro di Vasto. L'ingresso di giovani continua a essere linfa vitale per l'avvocatura e per la giurisdizione. E poi questo tema di confronto, ogni occasione per ribadire che l'avvocatura costituisce elemento fondamentale per l'autorevolezza e il recupero di efficienza della giurisdizione è un'occasione utile e importante, e questa certamente lo è. Dopo la cerimonia delle toghe d'oro, un gradito ritorno qui al Tribunale di Vasto per un interessante convegno. Sì, sono temi centrali, anche molto attuali, perché più che mai oggi la collaborazione positiva e sinergica tra avvocatura e magistratura è assolutamente necessaria. Presuppone ovviamente un assoluto reciproco rispetto, un assoluto reciproco riconoscimento. E calza bene anche il fatto che si celebrano le nuove toghe e i giovani avvocati, perché sono quelle generazioni, assieme a quelle dei giovani magistrati, che dovranno costruire la nuova giurisdizione.